Si è da poco conclusa una stagione, parliamo innanzitutto della Fiorentina da tifoso, soprattutto ti chiedo come hai vissuto queste due finali, quella con l'Inter e anche quella con il West Ham. Ma da tifoso ti dico che sono fiero, nel senso che credo che Italiano e il suo staff abbiano fatto un grande lavoro, la squadra abbia fatto un grande lavoro perché raggiungere due finali non era preventivabile all'inizio. Poi anche l'abitudine a giocarle secondo me porterà dei benefici in futuro, però son fiero. Meritava anche quantomeno di andare ai supplementari la Fiorentina, sia con l'Inter che con il West Ham. Il minimo, sì. Senti Gabriele, ti voglio chiedere una cosa anche per il tuo passato di calciatore e anche di tecnico. Si è tantissimo parlato della famosa... Presente di tecnico. Sì, di presente il passato di calciatore ma anche di tecnico di adesso. Ah, okay, ti chiedo, se ne è molto parlato, dell'azione che ha portato al 2-1 del West Ham. Tu tatticamente come l'hai letto? Perché si è detto tanto che Italiano ha sbagliato con quella difesa troppo alta, che la Fiorentina ha preso il solito gol, c'è invece che dice che la difesa doveva, fra virgolette, scappare, che è un termine che tu hai, sai bene. Come l'hai letta quell'ultima azione? L'ho letta che Italiano sicuramente la leggerà meglio di me perché conosce la squadra e quindi saprà dare soluzione ai suoi giocatori. In generale ti rispondo dicendoti che se una squadra ha un'identità forte non può cambiarla in un finale di stagione. Molte volte ha portato benefici e capita nel percorso che non lo faccia. Sfortuna è successo proprio in una finale, però credo che l'identità forte sia e l'imprinting dato sia un aspetto di cui noi fiorentini dobbiamo essere orgogliosi, quindi come ti ho detto prima un grande lavoro Italiano. A proposito di Italiano, la sua conferma che segnale è? La sua conferma? Sì. Tanta roba, secondo me è il passo giusto sia per lui che per la Fiorentina. Senti Gabriele, ti volevo chiedere, l'ho chiesto anche prima a Bigon, a me è colpito tanto quello che ha detto ieri Frattesi, ha detto siamo l'unico campionato in cui disprezziamo il nostro campionato e non lanciamo i giovani, secondo te è così? Beh, condivido quello che ha detto. In Inghilterra dicono good enough, old enough, cioè buono abbastanza, vecchio abbastanza, quindi probabilmente da quel punto di vista lì siamo un po' più radicati sul giocatore esperto più che sulla valorizzazione del talento e sul talento, quindi, ma ci arriviamo piano piano. Senti, che cosa ha portato di veramente nuovo il Napoli di Spalletti quest'anno? Io credo abbia sorpreso tutti, ha portato coraggio nelle scelte dei giocatori, nel gioco, intelligenza tattica, ha portato un refresh dell'immagine che l'Italia ha dato al mondo negli anni passati, catenaccio, fase difensiva, credo che il Napoli abbia espresso un bellissimo gioco. Più importanti, le tre finali raggiunte dalle nostre squadre nelle Coppe Europee o la finale al Campionato Mondiale Under 20 da parte della nostra nazionale? Tutto è importante, quando arrivi negli episodi che contano è sempre importante, talvolta non è sempre decisivo vincere, vincere è il più, essere arrivati credo che sia un primo passo per la rinascita del nostro calcio. Però ecco, questa finale della nazionale al campionato mondiale Under 20 significa che comunque qualcosa c'è a livello giovanile, forse bisogna anche scommettere di più, visto che tanti di quei giocatori giocano in Lega Pro. Secondo me c'è sempre stato, e magari è il momento in cui per vari motivi o necessità ci troviamo a doverlo scoprire, ma c'è sempre stato, i giovani bravi ci sono sempre stati. Senti, sperando di non riaprire una ferita, però ti chiedo semplicemente di Tommaso Baldanzi, di cui tu sai qualcosa, e viene questa sera. Tommaso è l'espressione del fatto che bisogna dare continuità ai giovani, è un ragazzo che penso che ha colpito te, a cui piace il bel calcio. I giovani, allora ti dico, un mio vecchio allenatore mi ha detto una volta, i giovani non si devono far vedere ma devono essere visti, e qualche volta il nostro mondo va veloce, viene masticato rapidamente, quindi ti manca un po' il coraggio di vederli come meriterebbero, e credo che ci stia venendo a noi classe allenatori, e quindi sta nascendo questo coraggio, ecco. Mister, torna brevemente sulla Fiorentina, quest'anno ha fatto la finale di Conference, qualora arrivasse la qualifica da parte della UEFA alla Juventus per la famosa questione dell'inchiesta venuta fuori quest'anno, si può dire che l'anno prossimo l'obiettivo della Fiorentina dovrebbe essere vincere la Conference League? Ma allora, dovere nel calcio è una parola che non esiste, c'è la volontà di, e credo la Fiorentina abbia dimostrato quest'anno che ha fatto un passo in avanti
rispetto all'anno scorso, che la volontà della società è proseguire un percorso iniziato con un allenatore che ha dimostrato di avere un'idea forte di calcio e la volontà di vincere.